Ciao amici! Oggi volevo farvi vedere un po' della vacanza della settimana scorsa. Dai, sì, sono curiosa, vediamo. Quando una vacanza finisce, a me non dispiace lasciare solo i posti, ma soprattutto le persone incontrate. E devo dire che in questo gruppo, più che tra altri, si era formata una bellissima armonia. Ciao, sono Elisabetta. Ciao, sono Emilio. Ciao, sono Stefania e sono di Modena. Ciao, io mi chiamo Silvia. Ciao a tutti, mi chiamo Aurora. Sono su Spazio Solo Salute. In queste vacanze non manca mai Serena. A me piace Serena perché è proprio genuina, fa cibo buonissimo, sano, che dà soddisfazione. Sazia ma non gonfia. E cosa vogliamo di più? Per alcune persone del gruppo erano sapori proprio diversi, per la prima volta vegani, crudisti, ma è stata una bella sorpresa. Cibo di alimentazione sana, dal crudismo ad essere vegani, vegetariani. Ho mangiato benissimo. Credo di essere stato benissimo. Un'esperienza che ti dà una forza e una voglia. E devo dire che è stata un'esperienza molto bella. Di provare, almeno, a mettere nel quotidiano qualche cosina minima di tutto. Vi consiglio caldamente questo tipo di soggiorno. E al mattino presto sveglia con lo yoga, terapia antipigrizia, scrocchiare di ossa e stretching mattutino fa sempre bene. E con Arcangelo poi, una meraviglia, un nome, un programma. Un insieme di energie. Sentivo il bisogno di rigenerarmi, di prendermi un po' di tempo per me. Sono stata benissimo. Le energie che sono arrivate dai ragazzi istruttori. Mi sento purificata, mi sento rigenerata. Eccomi qua che racconto come rigenerare corpo, mente, emozioni e spirito. Questo era il filo conduttore di tutta la vacanza, tanto per stare leggeri, ma sembra che sia stato utile. Mi porto a casa tante informazioni nuove. Ho scoperto tantissime cose nuove su me stessa, ma anche con più consapevolezza. È stata un'interazione di energie, di emozioni. Abbiamo fatto anche il corso di massaggio ayurvedico e una serie di rituali propiziatori per lasciare il passato alle spalle e affrontare un nuovo futuro con più consapevolezza. Ma voglio lasciare spazio a loro. E sono grata per aver fatto questa scelta, grata a me stessa. Ed è stata la scelta più azzeccata dell'ultima parte della mia vita. Quindi è un grazie per il dono, perché è stato fondamentalmente tutto gratuito. È un investimento per il vostro benessere, almeno per me è stato così. E poi quante risate, ci siamo veramente divertiti parecchio. E la consiglio veramente a tutti, perché si trova veramente l'equilibrio. E più voglia di salute per me. È stato veramente meraviglioso. È stata veramente una scelta azzeccata e la consiglio a tutti. Dalle persone che ci hanno accolto, formato, informato. Ciao. Grazie, ciao. Quindi ve lo consiglio vivamente. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Saluto. Ma tutto così bene? È possibile che nessuno si sia accapigliato in questa vacanza come nell'Isola dei Famosi? Beh, quello è il mondo della TV. Nel mondo di Simona va tutto bene. E ora una testimonianza speciale che mi ha riempito il cuore. Ciao, sono il Dodo al Palazzo. Il posto è stato bello. Sia per me sia per la mamma. La piscina, ci sono delle stanze, la colazione, il pranzo, bellissimo. È un hotel fantastico. È un'esperienza bella. Messaggi con l'olio, fare yoga, la meditazione sana, mangiare cibo buono di Serena. Grazie a voi tutti e anche a chi non compare in questo video. E grazie al mio meraviglioso staff, sempre con me. Ci tenevo a farvi assaporare un po' di questa vacanza e a chi non è potuto venire questa volta dico non preoccupatevi, ne organizzo diverse durante l'anno, anche dei weekend, così spero di conoscervi e abbracciarvi tutti un po' alla volta. A
Ah beh, io mi prenoto già per la prossima vacanza, allora. Ci sarò anch'io. Intanto restate sintonizzati, anche questa settimana usciranno diversi miei video consigli. Nel frattempo mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete, iscrivetevi al canale con un click così e attivate le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video, restate connessi naturalmente. Ciao! Non ridere.